Ecco gli ingredienti per preparare le pennette con pesto di rucola, pomodorini e gamberi. Allora, ci vorranno per il pesto 80 g di rucola che ho già lavato e asciugato, qualche griglio di noce e metterò anche delle no noccioline, uno spicchio d'aglio, 3 cucchiai di parmigiano reggiano, sale e olio. Poi 12 pomodorini che ho già tagliato in quattro, 200 g di gamberi e 200 g di pennette rigate. Questi sono gli ingredienti. Procediamo con la preparazione. Cominciamo a preparare il nostro pesto. Allora, qui nel mixer metterò per prima cosa le foglie di rucola. Dopodiché andiamo ad aggiungerci il parmigiano, sono 4 cucchiai di parmigiano, le nostre noci e nocciole, oppure se avete pinoli, mandorle, io spesso uso anche le mandorle, olio quanto basta. E davvero un pizzichino di sale, poi semmai lo aggiungiamo dopo, se ce sarà bisogno. Chiudiamo e frulliamo. Ed eccolo qui, il nostro pesto di rucola è pronto. Adesso ci possiamo trasferire ai fornelli. In una padella ho messo a riscaldare dell'olio con l'aglio, sull'altro fornello ho già messo a bollire l'acqua per la pasta. Dopo aver lasciato soffriggere un po' l'aglio con l'olio, vado ad aggiungere i pomodorini. E lascio cuocere un po'. Dopo qualche minuto vado ad aggiungere anche i nostri gamberi. Sistemo di sale. Mescolo bene e lascio cuocere fino a quando i gamberi non saranno pronti. Mentre di qua i nostri gamberi stanno continuando a cuocere, da quest'altra parte l'acqua bolle, possiamo calare la pasta. E lasciamo cuocere. Ed eccoci qui, cotta la nostra pasta, l'abbiamo scolata e andiamo ad aggiungerla ai pomodorini e ai gamberi. E iniziamo a mescolare bene. Una volta mescolato bene, andiamo ad aggiungere anche il nostro pesto di rucola. Iniziamo ad amalgamare bene il tutto. Ed ecco pronte le mie pennette con pesto di rucola, pomodorini e gamberi. Guardate che meraviglia! Vi assicuro che è delizioso. Vi consiglio di provarlo. E niente, ragazzi, io spero che questa ricetta velocissima, perché è davvero velocissima da preparare, vi sia piaciuta. Se provate a farlo, scrivetemi giù nei commentini e taggatemi in Instagram. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!